Il consueto bilancio di fine anno della Questura di Pescara, comparando i dati relativi alla consumazione dei reati del periodo 1 gennaio 2022 e 30 novembre 2022 con quelli dell'analogo periodo precedente, si registra nella provincia di Pescara una diminuzione dei reati in generale. Si è passati infatti da 9.597 a 9.267 delitti commessi, con un decremento del 7,42%, nonostante una diminuzione in generale dei reati. Nel periodo di riferimento si è registrato un aumento dei furti, che passano da 2.867 a 3.554. In lieve controtendenza risultano i furti in abitazione, che diminuiscono da 490 del periodo di riferimento del 2021 a 485 dell'analogo periodo del 2022. La conferma nelle parole del questore Luigi Liguori. Si nota un certo incremento rispetto all'anno scorso dei reati contro il patrimonio, sono tutti in diminuzione. Allora, i reati in genere sono in diminuzione, proprio i reati in generale tutti quanti, però quelli contro il patrimonio, se noi li guardiamo rispetto al 2019, sono in netto calo, pre-pandemia. Ovviamente 2020-2021, che c'è stata la pandemia, c'è stato un nettissimo calo. Adesso nel 2022 rispetto al 2021 c'è una ripresa dei furti soprattutto. Più che altro rapine no, altri reati no, ma i furti sono soprattutto di auto in sosta, di motorini in sosta, non quelli in abitazione, perché che se ne dica, sono in diminuzione quelli in abitazione, però proprio le cose esposte alla pubblica fede, quindi reati che sono dettati proprio dal voler arraffare quello che si trova per strada. C'è un aumento degli arresti, c'è un aumento dei DASPO, c'è un aumento delle misure di prevenzione. Sono molto felice di quello che fa la Polizia di Stato a Pescara e ringrazio i loro rappresentanti sindacali che hanno avuto stamattina qui la gentilezza di essere qui in piazza. Pescara è una città sicura? Pescara è una città molto sicura. È una città molto sicura perché abbiamo la fortuna di avere un'estensione di provincia, Pescara e provincia, non elevata, e un numero di forze di polizia sotto il profilo dell'apparato preventivo. Ripeto questo termine perché altrimenti poi sorgono degli equivoci. Abbiamo mantenuto lo stesso assetto, noi abbiamo minimo 3-4 volanti per turno, abbiamo il reparto prevenzione crimine, abbiamo tutte le specialità, abbiamo un apparato di polizia molto efficiente, si vede e lo notiamo e si può notare anche da quello che accade intorno, senza falsa modestia.